Diciamo che sono partito praticamente da una cosa molto semplice. Come disse un grande designer, le cose semplici sono quelle che poi funzionano. Diciamo che i colori di Salerno praticamente si prestavano molto bene per quanto riguarda il disegno di una penna, quindi il rosso o il blu. E poi dargli una specifica, dargli una caratterizzazione è stata quella di, siccome Salerno è la città di Ippocrate, praticamente di disegnare un qualcosa che potesse ricordare sia il discorso della città di Ippocrate, quindi praticamente che è riconosciuto in tutta Europa, e poi per quanto riguarda invece la collocazione salernitana. Quindi i colori, è nato un oggetto che praticamente non vuole essere un oggetto praticamente per la collezione, ma un pezzo di storia della città che praticamente qualcuno si può... Lo strumento a scrittura dedicato a Salerno, nato da due grandi passioni ovviamente, quello che è il mondo dello scrivere, ovvero a cui mi lega solo la passione anche un discorso imprenditoriale, e la passione per la mia città. Sicuramente queste due passioni, in collaborazione con un grande giovane designer che è Davide Scannapieco, e grazie a Delta, che oggi è leader al mondo di strumenti scrittura, è nata Ippocratica Civitas. Ovviamente uno strumento scrittura che racchiude in sé, in pochissimi centimetri, quelle che sono le caratteristiche storiche e simboliche della nostra città. Con questo ovviamente ho la speranza che i salernitani, e non solo, anche perché avrà vetrine internazionali questa penna, possono avere il piacere di tenere tra le mani questo splendido gioiello che abbiamo. Delta è un'azienda che produce strumenti scrittura di pregio a ciclo completo, ormai da 30 anni, fondata nel 1982 e lavora compiendo processi completamente artigianali. Delta è orgogliosa di prendere parte a questa iniziativa, ovvero una splendida penna realizzata per la città di Salerno. Una occasione che ci è stata offerta dall'azienda, la tecnica di Salerno, appunto, in nome di Gianluca Vinciguerra, quale titolare, e ha collaborato al progetto anche il grafico designer Davide Scannapieco. Oggi presentiamo la penna dedicata ovviamente anche il paghetto. Tanti turisti, e durante la conferenza stampa speriamo anche tra tanti medici italiani. È un motivo di grande orgoglio per noi che la Delta, che è una fabbrica di grande artigianato, un laboratorio di grande artigianato che fornisce le penne a grandi personalità, dal Papa al Presidente delle Nazioni Unite, abbia deciso di dedicare una penna di qualità, di alto artigianato, alla città di Salerno e alla scuola medica salernitana. È qualcosa che ci inorgoglisce, che conferma l'immagine di Salerno, la sua capacità di attrazione, il suo dinamismo, e che ci offre un'occasione di arrivare in tutte le vetrine del mondo
con il simbolo di Salerno e della Scuola Medica Salernitana. Ci auguriamo che da oggi in poi tutta la comunità scientifica medica, tutti i medici d'Italia si dotino di una penna Scuola Medica Salernitana. È veramente un oggetto bellissimo che richiama i nostri simboli, la nostra storia, i colori della nostra bandiera, la nostra tradizione culturale, c'è da essere orgogliosi. Venerdì prossimo ci sarà l'inaugurazione del Centro Biomedico per la ricerca sulla celiachia. In quell'occasione verrà lanciata anche questa penna. Sarà la prima occasione innanzitutto per donare agli ospiti una penna Scuola Medica Salernitana della Delta e poi è un'ulteriore occasione per valorizzare un evento che davvero sarà straordinario. Avere a Salerno un centro di ricerca biomedica in collaborazione con la prima università del mondo, l'Università di Harvard negli Stati Uniti, e avere una linea di ricerca sulla celiachia e sui disturbi alimentari che è la più avanzata che esista, è un altro elemento che ci inorgoglisce ed è un'altra testimonianza di dinamismo e di internazionalizzazione della nostra città.